Bentornati al nostro appuntamento settimanale con Filo Granata. Questo decimo appuntamento vede ospite il nostro attaccante, il numero 11 Granata, Davis Curiale. Davis, sei pronto a rispondere a tutte le domande che sono arrivate? Se ce la facciamo, sì. Magari non le faremo proprio tutte, magari le più belle. Comunque ricordiamo che tra tutti coloro che hanno scritto su Facebook e su Twitter, lo stesso Davis alla fine estrarrà il nome di un fortunato vincitore che si aggiudica un biglietto in tribuna per la partita di venerdì, Trapani-Provercelli. Iniziamo subito con Matteo Mineo che ti scrive: ciao Davis, sei arrivato a fine gennaio, da 1 a 10 che voto daresti al gruppo che hai trovato qui a Trapani? Come voto darei un 8, perché comunque tanti ragazzi che stanno qui da tanti anni, è un gruppo sano, anche se secondo me potevamo fare di più quest'anno, però speriamo di ripartire con un gruppo come quest'anno, l'anno prossimo, e di fare meglio di quest'anno. Salvatore Cirinesi ti scrive: chi è il compagno d'attacco con il quale ti trovi meglio e quale modulo preferisci? Ma di preferenze non ne ho, sinceramente, perché se dico un nome posso offendere un altro, quindi mi trovo bene con tutti e come modulo ne ho fatti diversi nella mia carriera, quindi a una punta o due punti non cambia tanto, l'importante è la compattezza del gruppo. Miriam Angileri ti scrive: ciao Davis, cosa pensi della curva? Ti dà un po' di carica? Poi ti chiede pure quali sono gli obiettivi per il prossimo anno. Ma sicuramente la curva è l'arma in più del Trapani Calcio, perché è molto bella sia come coreografie che come tifo, fino alla fine non ci ha mai abbandonato, quindi e anche questa è la nostra forza per il prossimo anno. Dobbiamo ripartire da questo pubblico e dal nostro stadio, che sarà la nostra arma in più in casa, ma dobbiamo fare meglio fuori casa. Come obiettivo, sicuramente, visto che ho visto i miei ex compagni festeggiare e andare in Serie A, vorrei portare il Trapani almeno ai playoff l'anno prossimo. Davide Caruana e Vito Mannina ti chiedono: che emozioni hai avuto ai primi gol in maglia granata sotto la curva? È stata un'emozione bella, perché venivo da un periodo non felice, sia io che la squadra. Abbiamo dato una svolta alla prima partita con Mister Cosmi, è stato un gol, diciamo, liberazione, perché ha chiuso la partita, era la prima vittoria del 2015. Giuseppe Genovese invece ti chiede: con chi ti sei trovato meglio tra i compagni di squadra? Ma c'ho un buon rapporto quasi con tutti, tutti ragazzi simpatici, con Nino Dai, che comunque è un mio compaesano, con Ciara Mitaro ci conoscevamo già dai tempi di Palermo, come con Terlizzi, Perticone ci conoscevamo da Formentera, quindi tutti bravi ragazzi. Giuseppe Giurlanda e Maurizio Novara ti fanno una domanda che era probabile che ti facessero: cioè, hai qualche rimpianto nell'aver lasciato una squadra come Frosinone, che è riuscita a conquistare la Serie A, per venire a Trapani, dove è stata conquistata con fatica la salvezza? Beh, il rimpianto è non essere in Serie A. Diciamo che sentivo tanto quel gruppo mio, perché era da 2 anni che stavo a Frosinone, dove stavo bene e non mi mancava nulla, però era arrivata al capolinea la mia situazione, perché non ero felice a livello di gioco, di prestazioni, perché non giocavo titolare, e quindi adesso non posso più pensare al passato, giriamo pagina e spero di vivere questa emozione qua a Trapani come stanno vivendo loro. Valeria Campagna ti chiede: pensi che Cosmi, a differenza di Boscaglia, abbia dato una carica in più? Ma la carica era obbligatoria darla, perché anche da parte nostra, perché purtroppo tutti i nostri risultati negativi ne ha pagato il mister Boscaglia, quindi Cosmi sì, magari in quel momento ci ha dato la carica giusta, perché abbiamo ricevuto una persona nuova, un allenatore molto, un grande motivatore, quindi la scossa sicuramente ce l'ha data. Scrive Ciccio Barba, scrive: cambiare squadra e città a metà stagione non è mai facile per nessun giocatore, ma la cosa che più mi incuriosisce è dove va Davis Curiale a tagliarsi i capelli. Vado da Coppola, comunque c'ha ragione, perché se vediamo tutti gli attaccanti che si sono spostati a gennaio hanno fatto tutti fatica, quindi non è facile ambientarsi. Vincenzo Modica ti scrive: cosa hai pensato quando tutti ti criticavano?
Ma guarda, ci sono abituato. Non è stato bello perché sono venuto a Trapani con tanto entusiasmo, perché qua è casa mia e essere criticato nella propria provincia non è stato bello. Però pian piano, grazie alla mia famiglia, all'affetto e a tutti i miei compagni che mi hanno aiutato, siamo, diciamo, tolto un peso, mezzo peso di queste critiche, perché so di poter dare ancora molto di più di quello che ho fatto fino adesso. Dario Cesarò e Francesco Russo ti chiedono un giudizio su Mister Cosmi, mentre Giuseppe Buongiorno ti chiede se Cosmi può portare questa squadra in alto. Beh, penso di sì, perché il mister ha tanta esperienza, ha allenato in Serie A, quindi conosce bene la Serie B e sicuramente se faremo degli acquisti mirati l'anno prossimo possiamo fare un grande campionato. Alessio Fici ti scrive: nella tua carriera in questo momento hai raggiunto gli obiettivi che ti eri prefissato o hai ancora il sogno nel cassetto di calcare i campi Serie A magari con il Trapani? Quello è il sogno di tutti. Mi sono visto sfuggire questo treno col Frosinone, quindi spero di trovare il treno giusto col Trapani. Arianna Vario e Salvatore Adragna ti fanno una domanda sul tuo futuro: ti vedi coi colori granata anche per il prossimo anno? Penso di sì, almeno che la società pensi diversamente. Paolo Fileccia ti chiede: come vedresti un altro trapanese come Montalto a fianco a te in attacco? Adriano lo conosco dai tempi della primavera, siamo anche amici, so che lui è molto affezionato a Trapani, gli piacerebbe, quindi sicuramente sarà bello trovare Adriano come compagno di squadra. Sergio Garuccio e Evan Grammatico ti chiedono: pensi che il gol contro il Modena sia stato il più bello della tua carriera? Sicuramente uno dei più belli, infatti uno bello a San Benedetto in rovesciata, questo forse è uno dei tre gol più belli della mia carriera, sì. Antonino Torres invece ti chiede se c'è un giocatore a cui ti ispiri. Ah, ce ne sono tanti, adesso forse un nome preciso non mi viene, Suarez in questo momento, perché è un attaccante completo. Fabio Cirrone ti chiede che differenza hai notato tra il gruppo del Frosinone e quello del Trapani, e poi se preferisci giocare con due mezze punte come Falco e Nadarevic o affiancato da un altro attaccante tipo Abate. Ma questo l'ho detto prima, mezze punte o un'altra punta, mi trovo bene con tutti, quella è una cosa che spetta al mister decidere, non ho preferenze come ho detto prima. E qual era la differenza tra il gruppo di Frosinone e quello di Trapani? Il gruppo Frosinone, ho detto anche prima, che è un gruppo molto unito, che lavora insieme da tanti anni e secondo me è stata la loro forza che sono andati in Serie A, e questo dobbiamo farlo anche qua l'anno prossimo. Davide Centura ti chiede: secondo te gli obiettivi del Trapani per il prossimo anno saranno gli stessi di quest'anno o si ambirà a qualcosa di più, magari playoff? Io sono molto fiducioso, perché quei ragazzi che stanno qua, col campionato che abbiamo fatto, specialmente in casa, abbiamo messo sotto tutte le squadre. Se miglioriamo il trend in trasferta, sono molto molto fiducioso e ci dobbiamo credere, perché la Serie B non è più quella di una volta, è molto abbordabile, quindi con un po' di organizzazione sicuramente si può fare bene. Tiziana Costa ti scrive: sei arrivato nel periodo più difficile della stagione, c'è stato un momento in cui hai avuto paura di retrocedere in Lega Pro? Il periodo era molto difficile, perché appunto fare un trasloco, un cambiamento con la moglie, con la ragazza incinta di 8 mesi, non è stato semplice. E, la seconda domanda, scusa. Se hai avuto paura di retrocedere? La paura sinceramente no, perché sapevo che la forza del gruppo era forte, era unita. Io non sono mai retrocesso, non ho mai fatto play out, quindi non ci ho mai pensato. Giuseppe Tumbarello ti scrive: ciao Davis, come si sta a Trapani? Io ti seguo da Ravenna. Mi fa piacere che ancora tifosi di Ravenna mi ricordano, è stata una stagione molto bella. Qua a Trapani si sta molto bene, perché c'è sempre il sole, a parte qualche mese d'inverno, e si mangia bene. Scrive Anna Maria Curiale: caro nipote, non aver nessun rimpianto, anche se sono andati in Serie A, è anche merito tuo. Tu vai per la tua strada e non mollare mai. Un abbraccio. Ringrazio mia zia, c'ha ragione, bisogna guardare avanti. Michele Genna ti chiede: cosa ti ha bloccato in zona gol qui a Trapani, avendo tantissime qualità?
Un po' tante cose, forse il modo di giocare, forse anche sicuramente il campo sintetico a cui non ero abituato, tuttora faccio fatica, quindi tante cose, dallo stress accumulato dei viaggi che dovevo fare ogni settimana per la mia ragazza, e non ero sicuramente libero mentalmente, tuttora non mi sono espresso al 100%. Michele Lastra ti chiede cosa ti ha spinto a venire a Trapani. Mi ha spinto il mio desiderio da sempre, il fatto di avvicinarmi a casa, di stare vicino alla mia famiglia e di respirare aria pura. Allora, Marco Santoro ti chiede cosa provi per i colori granata. È un'emozione forte, perché appunto rappresentare, cioè giocare per una provincia come Trapani, dove nel mio paese si parla solo di Trapani e io ne faccio parte, è un motivo di orgoglio, quindi sono felicissimo di indossare questi colori granata. Alessio Fontana e Michele San Martano ti chiedono l'anno prossimo chi ti piacerebbe avere come spalla in attacco? Questa facciamo al direttore Faggiano, io non posso esprimermi. Giuseppe Morici ti chiede il gol che ricordi più di tutti con particolare emozione. Ci devo pensare un po', adesso non mi viene in mente il gol più importante. Forse la rovesciata di San Benedetto. Forse sì, la rovesciata di San Benedetto. Chris Di Girolamo ti chiede, secondo te di cosa ha bisogno la squadra per partire al meglio il prossimo campionato? Ma sicuramente un gruppo compatto, quello che ho detto prima, il gruppo fa la differenza, non ci sono più i fenomeni in Serie B come calciatori, quindi il gruppo fa la differenza e soprattutto l'organizzazione, secondo me. Una squadra organizzata può fare il salto di qualità. Giovanni Genovese ti chiede cosa pensi che il Trapani sarebbe potuto arrivare più in alto in classifica, oppure in base alle vostre potenzialità avete raggiunto il massimo che potevate fare? No, sicuramente potevamo arrivare tra le prime 8. Pietro Irene di Malta ti chiede qual è la partita più bella che hai giocato. Purtroppo devo dire, mi dispiace, la giornata d'andata Frosinone e Trapani. Roberto Peralta ti chiede, io sono convinto che tu abbia le potenzialità di cannoniere della squadra e sono certo che ti farai valere l'anno prossimo. Un pezzo di Serie A del Frosinone è tuo, ti faccio gli auguri e ti chiedo che ne pensi. Sì, sono convinto anch'io di poter far meglio, di poter fare almeno 15 gol l'anno prossimo. E Frosinone, sì, tanti ragazzi mi hanno ringraziato, dai compagni e tifosi, però sono stati loro che nel giorno di ritorno hanno fatto la differenza. Davide Giacalone e Riccardo Fici ti chiedono come ti sei trovato a Trapani, come città, tifoseria e squadra. Beh, molto bene, tutti e tre i reparti. Chiudiamo con Andrea Barletta che ti chiede, la stagione sta volgendo al termine per cui è tempo di bilanci, al tuo arrivo a Trapani pensavi di trovare minori o maggiori difficoltà a livello personale sia come prestazione che numero di gol segnati? Beh, mi aspettavo meno difficoltà sinceramente, sono stati mesi difficili però non ho mai mollato e spero di avere ancora il tempo a disposizione per rimettere a posto tutte le cose. Allora Davis, abbiamo concluso le domande, procediamo alla consueta estrazione del biglietto per la partita di venerdì contro la Pro Vercelli. Giuseppe Morici quindi si aggiudica il biglietto per la partita di venerdì, l'ultima della stagione del campionato di Serie B. Davis, ringraziamo tutti coloro che ci hanno scritto e diamo appuntamento a venerdì per la festa finale. Grazie a tutti e ci vediamo venerdì e sarà una bella giornata di festa.